Ciao a tutti, parliamo dell'armonizzazione dei modi minori. Allora, intanto facciamo un piccolo ricapitolo per quanto riguarda i gradi. Allora, sappiamo che noi chiamiamo ognuna delle sette note di una scala, maggiore o minore, con il nome di grado e li distinguiamo dal primo al settimo chiamandoli con determinati nomi che sono primo grado tonica, secondo grado sopratonica, terzo grado è modale perché ovviamente da questa nota, da questo accordo si determina il modo maggiore o minore. Il quarto è detto sottodominante, il quinto dominante, il sesto sopradominante, il settimo sensibile se è a un semitono dalla tonica, come nella scala maggiore do, re, mi, fa, sol, la, si, do, e sottotonica invece se ha una distanza diversa, per esempio una distanza di un tono, una settima minore. Allora, la sensibile è un po' la pietra dello scandalo per quanto riguarda le scale minori, perché nella scala minore naturale, cioè quella che ricaviamo naturalmente da una scala di Do maggiore, perché se noi facciamo una scala di Do maggiore e partiamo dal sesto grado, quindi ci fermiamo sul sesto grado e andiamo avanti da qui, otteniamo una scala di minore che si dice naturale. Ora, questa scala minore, nel suo settimo grado, ha un intervallo di settima minore, perché tra la settima nota della scala, quindi Sol, e la ottava, quindi l'inizio della ripetizione all'ottava superiore della scala, c'è un tono di distanza. Questo la configura come una sottotonica e non come una sensibile, quindi diciamo che non essendoci questo semitono di distanza tra il settimo grado e l'ottavo, non c'è questa sensazione di fine della scala, non c'è questo magnetismo che ci porta a desiderare di sentire la nota tonica successiva. Questo armonicamente ovviamente è un problema, melodicamente scusate, non armonicamente, è un problema perché nel trattare la melodia noi avremo sempre questa soluzione debole tra il settimo e l'ottavo grado. Si è ideata quindi una variante della scala naturale che si chiama scala minore armonica e che si ottiene alterando il settimo grado. In parole povere, si sono chiesti i teoretici di molti anni fa che come possiamo ovviare a questo problema? Lo ovviamo creando una sensibile artificiale, ovvero il Sol naturale crea un tono di distanza con la e noi alteriamo il Sol, lo mettiamo un semitono sopra in modo che sia ristabilita la distanza di sensibile. In questo caso noi otteniamo la sensibile. Scusate. Otteniamo la sensibile, quindi quando arriviamo sul settimo grado abbiamo effettivamente questo magnetismo. Però otteniamo anche un'altra cosa, otteniamo anche un intervallo, perché ovviamente avendo aumentato di un semitono questo Sol e abbiamo anche ampliato la distanza tra il Fa e il Sol, cioè tra il sesto grado e il settimo grado. Quindi otteniamo anche un intervallo di seconda aumentata, seconda eccedente, che crea un effetto medio orientale, un effetto un pochettino strano da sentire. Quindi, soprattutto per l'epoca, questa cosa era poco accettabile, perché ovviamente suonava strano. E quindi per diciamo, ovviare al problema si è detto, ma perché allora a questo punto non aumentiamo anche il sesto grado, tanto il sesto grado si sarebbe trovato a un semitono di distanza dal quinto. Quindi in questo caso abbiamo mantenuto un intervallo di un tono da questa parte, un intervallo di un tono da questa parte, un intervallo di semitono da questa parte e quindi abbiamo risolto il problema, si dissero allora. Ed effettivamente creando questa che si chiama scala minore melodica si risolve questo tipo di problema perché abbiamo una scala così fatta. Fino a qui nessun problema, se non che poi quando torniamo indietro noi sentiamo che soprattutto nella prima parte dell'esecuzione, scusate, questa scala risulta praticamente identica a una scala maggiore. L'unico punto in cui si sente che è una scala minore è quando si arriva finalmente sulla terza. In cui è chiaro il modo minore. Quindi questa scala minore melodica
risolve un problema e ne crea un altro dal punto di vista melodico, però adesso, visto che stiamo analizzando il valore armonico di queste scale, ci limitiamo a quello e quindi andiamo a vedere che cosa succede quando queste tre scale, a questo punto che sono la minore naturale, la minore melodica, la minore armonica e la minore melodica, vengono armonizzate, ovvero a ogni nota vengono sovrapposte le terze come abbiamo già fatto. Ora, prima cosa da notare è la scala minore naturale, che ovviamente deriva dal sesto grado della scala maggiore, ha come armonizzazione assolutamente gli stessi accordi della scala maggiore. L'unica cosa che cambia è che prima il sesto grado lo chiamavamo sesto grado, per esempio facendo l'esempio in Do, avevamo questa armonizzazione. Questo era il sesto grado. Adesso lo chiameremo primo grado e l'armonizzazione partirà da qui per andare avanti e quindi avremo. Però gli accordi sono assolutamente gli stessi, quindi ricapitolandoli, sono minore settima, accordo semidiminuito, sì, major 7, minor 7, minor 7, major 7 e 7. Parlando di armonizzazione della scala minore armonica, facciamo questo sviluppo, sviluppiamo questo esempio in Do minore. Allora, siamo in Do minore, quindi relativo minore di Mi bemolle maggiore, in chiave abbiamo Si, Mi e La bemolle. La scala di Do minore naturale sarebbe stata questa: Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle, Do. Per renderla armonica, il Si bemolle settimo grado è stato reso di nuovo naturale, quindi aumentato di un semitono e quindi abbiamo ottenuto questa scala: Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si, Do. Armonizzando questa scala otteniamo questi accordi. Sul primo grado, Do, Mi bemolle, Sol, triade minore, riceve l'aggiunta di una nota Si, quindi settima maggiore, quindi otteniamo un accordo minor major 7. Faccio un'ottava sopra che è più chiaro. Secondo grado, avevamo di base una triade diminuita, Re, Fa, La bemolle, che riceve una settima minore, generando un accordo di semidiminuito, minore settima, bemolle quinta. Terzo grado abbiamo un accordo interessante perché è un accordo che aveva di base una triade aumentata, quindi Mi bemolle, Sol, Si, alla quale viene aggiunto un Re che è una settima maggiore, quindi abbiamo un accordo aumentato major 7. Quarto grado, accordo di Fa minore di base, perché abbiamo una triade Fa, La bemolle, Do, a cui viene aggiunta una settima minore generando un normalissimo accordo di minor 7. Quinto grado, accordo di Sol settima, quindi triade maggiore Sol Si Re con aggiunta di Fa, settima minore. Accordo di sesto grado, abbiamo La bemolle major 7, perché abbiamo una triade di base di La bemolle, Do, Mi bemolle, a cui viene aggiunta una settima minore Sol. Come accordo di settimo grado, partiamo da un Si naturale, perché è stato reso naturale dal fatto che la scala sia minore armonica, e abbiamo questo tipo di accordo, triade diminuita di base, quindi Si, Re, Fa. E come settima abbiamo un La bemolle. Il La bemolle è una settima, in questo caso, rispetto al Si, diminuita perché sta a un tono e mezzo di distanza dal Si. Quindi abbiamo un accordo triade diminuita più settima diminuita che genera un accordo diminuito. Ok, andiamo a analizzare invece quello che succede quando la scala diventa minore melodica, ovvero quando viene aumentato oltre al settimo grado anche il sesto. Quindi la scala di minore di partenza era Do minore. L'abbiamo resa armonica.
Ora l'abbiamo resa melodica, togliendo anche il La bemolle. Ok? A questo punto che accordi abbiamo? Il primo accordo è un Do minore major 7, quindi non cambia niente rispetto alla armonizzazione della scala minore armonica. Triade minore, settima maggiore. Secondo grado ridiventa uguale a quello che era nella maggiore, quindi Re minore settima, triade minore, settima minore. Terzo grado abbiamo sempre l'accordo eccedente con la settima maggiore, quindi Mi bemolle, Sol, Si e Re. Come quarto grado abbiamo un accordo stavolta di Fa settima, Fa, Sol, Si, Fa, La, Do, Mi bemolle. Quinto grado, accordo di settima, anche qui triade maggiore, settima minore. Sul sesto grado abbiamo un accordo semidiminuito, quindi triade di base diminuita e settima minore. Come settimo grado un altro accordo semidiminuito, quindi triade diminuita di base e settima minore. Ora, a vedere la situazione delle armonizzazioni delle tre scale, minore naturale, minore armonica, minore melodica, abbiamo ovviamente una possibilità molto più ampia per quanto riguarda le cadenze, perché i nuovi accordi derivati dalle modifiche delle scale minori generano una serie di nuove possibilità che potremo utilizzare a seconda delle nostre esigenze e ovviamente anche nelle scelte melodiche, cioè se noi abbiamo in mente un certo tipo di melodia potrebbero starci bene determinati accordi, se noi abbiamo in mente un altro tipo di melodia potremmo avere bisogno di accordi differenti e viceversa, a seconda del fatto che stiamo partendo da un'idea melodica o da una armonizzazione o da una cadenza armonica o da una sequenza armonica, una progressione, quello che volete. Allora, qui abbiamo uno schema in cui andiamo a riassumere un po' di possibilità di quelle che abbiamo nelle cadenze, così potete farvi un'idea di quelle che sono le cadenze nel modo maggiore, le principali, quindi quinto primo, quarto primo, quarto quinto primo, secondo quinto primo e quinto sesto, quindi dalla cadenza perfetta fino alla cadenza sospesa, o la cadenza evitata, scusate, e quello che succede in maggiore, nella minore naturale, nel minore armonico, nel minore melodico. Ora, per quanto riguarda le sostituzioni semplici, ovviamente non rimane tutto invariato, ma bisogna valutare di volta in volta la possibilità e l'opportunità della sostituzione, perché alcune note alterate nelle scale minori potrebbero variare pesantemente il significato dell'accordo, e quindi le sostituzioni semplici potrebbero essere un pochettino più complicate. Altre invece vedremo che saranno molto utili. Faccio un esempio su tutti. La maggior parte delle volte, quando prendiamo in considerazione un quinto grado in modo minore, non andiamo a prendere in considerazione il quinto grado della minore naturale, che sarebbe un accordo di minore settima, perché il quinto grado in scala minore naturale, nell'armonizzazione di una scala minore naturale, è un accordo minore settima, ma prendiamo in considerazione quello che è l'accordo di quinto grado che viene generato da un minore armonico o da un minore melodico, che è un accordo di settima. Qui vedete una nona bemolle, ma non ne abbiamo ancora parlato, quindi lasciamo stare per ora, che è una collegamento che è molto più adatto. Vi faccio sentire come esempio: se siamo in La minore, la cadenza 5-1 nel minore naturale dovrebbe essere Mi minore La minore. Se invece ci riferiamo al minore armonico o al minore melodico, considerando che avremo alterato il Sol, settimo grado della scala, per renderlo sia armonico che melodico, perché il settimo grado si altera sempre, l'accordo di Mi minore, Mi Sol Si, diventerà Mi Sol diesis Si, e quindi avremo un accordo molto più adatto, perché sarà una settima che va a risolvere sul minor 7, e quindi avremo una cadenza molto più efficace, ok? Allora, queste sono le regole di base e poi vedremo come applicarle nelle varie composizioni e in tutto quello che ci riguarda. Ciao!